Quando è che la presenza dell'omosessualità nei seminari e anche negli ambienti della Curia Vaticana diventa troppa? Esiste una misura che si può tollerare? Abbiamo appena finito il mese di giugno, tradizionalmente dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù, e invece oggi trasformato nel mese del cosiddetto orgoglio omosessuale. Cari amici, se il vostro sensus fidelium si sente scioccato da ciò che succede nella Chiesa e nella società, se la vostra fede a volte vacilla forse in mezzo a tutto questo caos, allora questo canale è fatto per voi. Vogliamo non solo informarvi su cosa sta succedendo nella Chiesa direttamente qui da Roma, ma soprattutto aiutarvi a non perdere la fede, ma anzi irrobustirla. Vogliamo che il vostro amore per Santa Romana Chiesa aumenti sempre di più. Buongiorno, mio nome è Giulio Loredo, benvenuti nel canale Visto da Roma. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo. Ti invito anche a mettere un like e a condividerlo con i tuoi amici. Resta aggiornato direttamente da Roma su cosa sta succedendo nella Chiesa. Pochi giorni prima dell'apparizione del libro La diga rota, la resa di fiducia supplicans alla lobby omosessuale, di cui sono coautore insieme a José Antonio Ureta, Papa Francesco ha parlato del fenomeno omosessuale, secondo lui molto presente in tanti seminari. Usando una parola alquanto sconveniente, mettiamola così, Papa Francesco ha detto che c'è troppa omosessualità nei seminari. Ma io mi domando, cosa vuol dire troppa? Qual è la misura oltre la quale il problema dell'omosessualità nei seminari diventa troppo? Pochi giorni dopo, Francesco ha ribadito l'esistenza dello stesso problema di omosessualità negli ambienti curiali, cioè in Vaticano, se lo dice lui. Entrambe le dichiarazioni di Francesco venivano clamorosamente a confermare la nostra denuncia. Infatti, nel libro La diga rota, Ureta ed io facciamo una meticolosa ricostruzione dell'infiltrazione della lobby LGBT all'interno della Chiesa, che va avanti da parecchio tempo, non è roba da ieri. La lobby omosessuale infiltrata nella Chiesa vuole cancellare questo peccato dall'elenco dei peccati ritenuti gravissimi dalla Sacra Scrittura e dal Magistero cattolico. Ciò avrebbe come conseguenza diretta consolidare ulteriormente la purtroppo ben radicata prassi di tolleranza e perfino di promozione dell'omosessualità negli ambienti sacerdotali e nei seminari. Tutto questo e molto di più lo troverete descritto nel nostro libro La diga rotta, che potete ordinare sul sito www.atfp.it nel menu Libri. Vi invito a richiedere la vostra copia di questo libro. Ricordatevi www.atfp.it nel menu Libri. In mezzo a tante tribolazioni, a tante sofferenze che fanno veramente piangere l'anima, sono rimasto molto confortato da un interessante articolo pubblicato qualche giorno fa su The Catholic Thing dal noto teologo cappuccino padre Thomas Wynandy. Padre Wynandy è stato per molti anni incaricato del Dipartimento per la Dottrina della Fede della Conferenza Episcopale Americana e lui è stato anche membro dell'Accademia Internazionale di Teologia. Si tratta quindi di un pezzo grosso, come si dice. Come tanti altri teologi e prelati, anche padre Wynandy aveva ritenuto doveroso manifestare nel 2016 la sua ferma opposizione alla dichiarazione Amoris Laetitia, che apriva a
alla comunione dei divorziati risposati, risposati chiaramente fra virgolette. E da allora lui è stato un valido critico dei diversi documenti emanati dal Vaticano sotto Papa Francesco. Nell'articolo sopra citato, padre Vainandi racconta un fatto che gli è capitato un paio di settimane fa, poverino. Egli era a Vienna per un congresso di teologia tomista, ospite in un monastero. Quando sentì uno schiamazzo provenire dalla strada sottostante, era niente meno che la sfilata del Pride omosessuale. Ha quindi guardato dalla finestra quel misto di provocazione e stravaganza volgare che passava sotto i suoi occhi. La città, racconta padre Vainandi, era tappezzata di bandiere arcobaleno e striscioni provocatori. Secondo lui, la gente comune sembrava assai coinvolta nell'ambiente generale. Ai noi, lo stesso che ha visto padre Vainandi a Vienna è accaduto nel mese di giugno in tante altre metropoli del mondo, compresa Roma, la città una volta considerata sacra. Padre Vainandi ricorda con profondo dolore che giugno è consacrato al Sacro Cuore di Gesù. La sua prima reazione è stata quindi raccomandare caritatevolmente quei peccatori al Sacro Cuore che tanto ha amato gli uomini, secondo le rivelazioni a Santa Margherita Maria Alacoque. Padre Vainandi era molto scioccato nel vedere che quelle migliaia di persone tanto amate da Gesù, e qui cito fra virgolette dal suo articolo, queste migliaia di persone sembravano essere fissate e ossessionate dall'omosessualità in modo fanatico. L'aria stessa di questi raduni e sfilate trasmette un implicito ma feroce pregiudizio anticristiano, un'arrogante dichiarazione: abbiamo conquistato la cultura e non saremo ostacolati né fermati. Chiudo virgolette, fin qui la citazione di padre Vainandi. Questa triste baldoria ha sconvolto il nostro buon teologo cappuccino, eppure c'è qualcosa che lo fa soffrire ancora di più, cioè l'ambiguità del Vaticano in tutta la questione LGBT. Dopo aver ricordato le dichiarazioni del Papa sulla presenza dell'omosessualità nei quadri ecclesiastici, padre Vainandi scrive che i lunghi anni di questo pontificato gli hanno insegnato una cosa. Nel caso di Papa Francesco non è tanto importante quello che lui dice quanto quello che lui fa, cioè i fatti. E quello che ha fatto per favorire l'omosessualità, purtroppo, come anche noi lo ricordiamo nel nostro libro, non è per niente trascurabile. Il teologo allude, per esempio, alla nomina del cardinale Jean-Claude Hollerich al decisivo ruolo di relatore generale del prossimo sinodo, cioè colui che scriverà i testi del prossimo sinodo. Ricordo che il cardinale Hollerich sostiene che il magistero cattolico in materia di omosessualità, come è insegnato per esempio nel catechismo, è sbagliato e va cambiato, è proprio così, sbagliato e va cambiato. Li fa eco con una posizione praticamente identica il vescovo di San Diego, California, il cardinale Robert McElroy, anche lui promosso cardinale da Papa Francesco, scavalcando importanti archidiocesi come Los Angeles e San Francisco. Un altro fatto clamoroso di queste ultime settimane, la rapida promozione in carriera del neo cardinale portoghese José Tolentino Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura, nonostante lui abbia scritto una prefazione per il libro di una suora attivista sulla teologia queer, quindi appoggiando la teologia queer, ecco, fatto cardinale e nominato niente meno che prefetto del Dicastero per la Cultura.
Padre Vaynandi menziona ancora gli elogi accordati per scritto alla lobby catto LGBT, chiamiamola così, americana, nota come New Ways Ministry, e ai suoi leader, il gesuita James Martin e suor Mary Nugent. Ricordiamo che New Ways Ministry era stata severissimamente condannata dalla Santa Sede pochissimi anni fa, cioè ieri condannati, oggi elogiati. Qualcosa, cari amici, definitivamente non va bene. Padre Vaynandi commenta ancora la dispensa accordata da Papa Francesco ai vescovi africani di non applicare le benedizioni alle coppie omosessuali perché, secondo il pontefice, non fa parte della loro cultura. Ma, afferma Padre Vaynandi, virgolette, l'accettabilità della sodomia non ha nulla a che fare con la cultura di appartenenza, almeno per un cattolico. È oggettivamente un peccato grave in sé, indipendentemente dalla cultura in cui viene commesso. Chiude virgolette. Questi sono i fatti che vanno ben oltre le parole dette qua e là, per giunta a volte con un linguaggio un tanto inappropriato. Il teologo cappuccino ci rammenta poi quanto stabilisce il Catechismo della Chiesa Cattolica, che voi sapete è il compendio della dottrina cattolica. E trattando dei peccati contro il sesto comandamento, dice, basandosi il Catechismo della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta gli atti omosessuali come atti di grave depravazione, la tradizione ha sempre dichiarato che gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati, sono contrari alla legge naturale, chiudono l'atto sessuale al dono della vita, non procedono da un'autentica complementarietà affettiva e sessuale, in nessun caso possono essere approvati. Chiudo virgolette, fin qui il Catechismo della Chiesa Cattolica. In nessun caso possono essere approvati. Padre Vaynandi conclude con una riflessione sulla parodia della vita di coppia fatta dagli omosessuali. Lui usa parole dure, ma che dovrebbero far pensare a chi dà o a chi riceve tale benedizione. Dice Padre Vaynandi, in questa luce la sodomia è un atto blasfemo, persino demoniaco, perché aggredisce e insulta direttamente la sacramentalità del matrimonio in cui si manifesta più visibilmente l'unione di Cristo con la sua Chiesa. La sodomia si fa beffe di questa realtà unitiva, sacramentale, per la gioia e il diletto di Satana. Chiude virgolette. E questo è un punto interessantissimo perché solleva un aspetto del peccato di omosessualità che rompe fondamentalmente questa immagine del che è il matrimonio, dell'unione di Cristo con la sua Chiesa. E io, carissimi ascoltatori, chiudo con un appello per riparare il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria dai peccati commessi, specie contro il sesto comandamento. Che la nostra riparazione sia 100 volte più intensa di quanto non sia losco il peccato, che sia 100 volte più amorevole di quanto non sia l'odio a Dio che questi atti rappresentano. Cari amici, non dimenticare di dare un like a questo video e a condividerlo con i vostri amici. Aiutatemi, vi prego, a far crescere questo canale affinché un maggior numero di persone possa essere puntualmente aggiornata su cosa sta succedendo a Roma. Io vi do appuntamento sempre qui nel canale Visto da Roma settimana prossima. A tutti, arrivederci.